adesso vi mostro il nuovo gioco di Manuel Castro, ovvero Rainbow Pets. Forse vi ho abituato a vedere i giochi squillo, eccetera. Questo è un po' più puccioso, comunque ha sempre il marchio di Manuel Castro. Però è un po' più puccio rispetto agli altri. Ecco, diciamo non lo consiglierei a una bambina di terza elementare, ma di quarta assolutamente sì. Allora, il gioco si chiama appunto Rainbow Pets e il protagonista di tra tutti questi cuccioli adorabilissimi, perché un gioco di coccole e adozioni, è Lampino, il gatto di Manuel Castro, che somiglia un po' a Pallino. Lampino, Pallino, somiglia un po'... Oh, cazzo, c'è... Pallino! Guardate quanto è carino. Madonna mia, quanto è carino! Ah! Quanto è carino. Allora... mi piace un sacco la confezione, la box, non so come, il packaging, perché è opaco con i dettagli lucidi. Io impazzisco per queste cose che tu le tocchi e senti che sono lucide e poi è tutto opaco. C'ho dei problemi, sì. Preparatevi ad un sovraccarico di dolcezza. Una tenerissima griglia di cuccioli si staglia sul tavolo di fronte a voi. Ad ogni round dovete scegliere alcuni cuccioli da possedere piazzando i gettoni affetto. Quando tutti avranno fatto le loro scelte, riveleteli. Se un cucciolo è stato scelto da un solo giocatore, quel giocatore potrà adottarlo. Se invece il piccolino avrà ricevuto le attenzioni da più giocatori, non litigate. Anche se nessuno lo porterà a casa, tutti potrete coccolarlo ottenendo l'effetto secondario. Quindi è un gioco da 2 a 6 giocatori, durata 30 minuti, 12 anni in su. Vedete che avevo ragione sulle elementari. Allora, Ploppy. Abbiamo le istruzioni che magari dopo vi leggo, così magari possono farvi venire voglia di comprare il gioco, perché secondo me è bellissimo, anche solo per i colori. Guardate i gettoni, forse dal video non rendono quanto siano fluo. No, ragazzi, fluissimo, fluissimo. Oh, madonna, questo è ancora più bello. Bellissimi, meravigliosi, ragazzi. Allora, e poi ci sono le carte. Come potete vedere, qua ci sono le carte. Abbiamo qua in cima il colibrì. Guardate i colori di queste carte, sono bellissime. Poi grosse, belle. Sto parlando sempre delle carte. Questo, anziché colibrì, si chiama colibrì. Vedete che c'è sempre quel marchio Castro. Tra l'altro io sono dietro, cioè volo. Ora guardo bene la carta perché sono già nella gioia. Allora... Eternity later. La mia carta, raghi. Carta personaggio, l'influencer Steffi 1986. Allora, vi starete domandando perché sono con i capelli fucsia, con le punte un po' arancionate. Perché nel mazzo c'era anche Romina Falconi, che aveva i capelli biondi e lo stesso colore di occhi. E quindi era molto simile come personaggio. Loro gentilmente mi hanno detto: ti va di fare il tuo personaggio con i capelli fucsia, visto che molto spesso li hai avuti fucsia. Se non ti va, non c'è problema, possiamo farti bionda tranquillamente. Scegli tu. Io ovviamente poi ho scelto di optare per il fucsia, perché comunque il fucsia è il mio colore, quindi ci sta, il fucsia mi rappresenta sempre comunque, anche se ora sono bionda. Quando coccoli un cucciolo, coccolo due volte quel cucciolo. Non so che cosa sia il simbolo, perché ancora non so come si giochi, però foto sulla spiaggia. Fa un po' ridere associata a me, foto sulla spiaggia, però. Ah, ovviamente non l'ho scelto io influencer, nel senso, cioè, o meglio, c'erano dei vari ruoli da ricoprire. Io volevo la gattara, ma purtroppo l'aveva già presa qualcun'altra. E erano rimasti altri 2 o 3 ruoli, e tra questi c'era influencer, che faccio, me ne privo. Ovviamente ho scelto influencer, che un po' mi si addice anche. Poi la scout Antonella, anche questa è una ragazza che ha partecipato al crowdfunding. Poi l'antispecista Timmy, che carino. L'attivista Immi, che è Emanuel Castro ovviamente. Il veterinario Paolo. Il furri Mattia. La gattara Vaiola. Che carina! Belinda, adottata da Roby e Loli. Allora, poi si poteva anche inserire nel gioco il proprio animale domestico. Io a prescindere non avrei potuto, perché c'era già Lampino, che è identico, quindi mi sembrava un po' ridicolo, quindi ho optato su di me. Ho puntato tutto su di me. Non è vero, volevo esserci io, scusa Pallino, ma sai com'è. Allora, abbiamo Belinda, adottata da Roby e Loli. Guardate che carina. Poi Frodo, adottato da Lamberto. Sono tutti gatti, sono tutti animali dei donatori, cioè è bellissima sta cosa. Yoshi, adottato da Matteo. Snoopy, adottato da Marcello. Penny, adottata da Marco. Dior, adottata da Fabio. Ditemi se siete qualcuno di questi, perché magari guardate il video e ci siete voi. Fenicia, adottata da Greta.
Chimario adottato da Gaia, Draghetto adottato da Marcos, Unicornio adottato da Aiko Noir, Cerberello adottato da Galluz, Grifonio adottato da Federico, Pegasello adottato da Uschebasi87, Pecorina adottata da Vince. Pecorina effettivamente meritava. Cioè, questi ovviamente non sono loro animali domestici, sono anche animali domestici, ma non hanno la pecora questi, cioè solo alcuni erano persone, animali reali. Ecco, precisavo perché ho detto che non ce l'hanno un Pegaso in casa, cioè, capito? Porcellina adottata da Chiara Twins, Puzzetta adottata da Silvia, che carina! Torello adottato da Gracas, Puledrina adottata da Sofì, Scoiattolino adottato da Fiore, ma che bello come padre Fiore. Asinello adottato da Fede Rufus, guardate che belli disegni. Leprotto adottato da Potto Burrito, Pappagallino adottato da Andreac, Facocerino adottato da Sofia, Ghepardello adottato da Leollo, Elefantino adottato da Bago, Leoncino adottato da Fasullo, il gazzillo anziché il cazzillo adottato da Vise e Lollo, Girella adottata da Dixie Bizarre, Zebruzza adottata da Maya, Aquilotto adottato da Kiki, Caracalino adottato da Damiano, ma quanto è carino, Cangotto anziché il cagotto, il cangotto adottato da Erzebet7897, scelto un nome facile, mi dicono. Armillo adottato da Valer10z o Valerioz probabilmente. Surisuri adottato da Ide Fustellati. Cobruzzo adottato da Baumiao. Volpisia adottata da Eli Crostina. Topina adottata da Ronny, ma quanto è carina! Stellina adottata da Cuja Zero. Flamico adottato da Saracca, Pinguino adottato da Mimmo e Chiara, Paperella adottata da Manu McQuack, Delfinio adottato da Riccardo Smile, Tartarughina adottata da Fabio, Raganella da Leonardo, Focuzza anziché Ficuzza adottato da Pfeffer, Kamakama adottato da Luna, ed è un camaleonte bellissimo questo. Gufetto adottato da Simo e Chiara. Procetto, anziché con la F, adottato da V. Upupetta, come un upupa nel vento, adottato da Anna Brox. Lupetto adottato da Kitamu, per gli amici di Kitamuort. Orsetto adottato da Sibellone. Cerbottano adottato da Low. E Culibrì adottato da Fra e Roby. Le carte sono magnifiche, come potete vedere. Allora, ho visto che le istruzioni sono molto lunghe, quindi non mi posso mettere a leggere tutto questo. Se vi va, io imparerò a giocarci, ci farò una live su Twitch in cui giocherò con qualcuno. Fatemi sapere se vi piace l'idea e in caso organizzerò per fare una live in cui ci proviamo a giocare. Che dite? Bene, io ancora riguardo la mia carta perché sono estasiata. Raghi di sfiga, la mia carta era quella appoggiata alla plastica, tutti dei segni. Ma porca troia! È quella rovinata. Vabbè, molto bene. Allora, il gioco si divide in fase di piazzamento, fase di risoluzione. E dopo la risoluzione di una carta, rimuovere dalla carta tutti i segnali in zampa che tornano alla riserva del giocatore. No, no. Ah, poi c'è anche un'app da scaricare. Nel caso non si potesse e volesse usare l'app, è sufficiente carta e penna per annotare i punti fatti dai giocatori durante il gioco. Ok, quindi non è necessario. Sì, gioco così si schierano così le carte. E ovviamente se volete più dettagli me lo studierò bene perché così è troppo difficile adesso da capire. Vedo che bisogna si controlla anche il lato della fish, se è così o così, una bleffa, l'altra no, zampa o bluff. Cioè, vedete che alcune dietro non c'hanno niente. Quindi.
Leggerlo così è troppo complicato. I personaggi a cosa servono? Opzionali da assegnare a una per giocatore ad inizio partita per il gioco asimmetrico, sconsigliate ai giocatori inesperti. Ah, i personaggi sono per giocatori pro. Io voglio vedere un gameplay in cui qualcuno usa la mia carta. Sarà il mio. No, a parte gli scherzi. Se vi va, farò una live su Twitch in cui vi mostrerò come si gioca, perché sicuramente sarà un gioco bellissimo, come tutti i giochi di Manuel Castro. Vi consiglio ovviamente anche di comprare gli Squillo, che sono indubbiamente un po' più sopra le righe. I personaggi sono escort, cioè sono prostitute, e tu sei un pappone, quindi stiamo già parlando di cose un po' più hot. Però comunque non è un gioco solo irriverente, basta, c'è comunque una dinamica di un gioco vero, è strutturato perfettamente ed è anni e anni che noi ci giochiamo e ci troviamo sempre a ridere come dei cretini, quindi sì, è vero, le carte fanno ridere, ma non è quello il succo, è veramente un gioco fatto bene da una persona che ama i giochi di società, si vede, ed è nerd, e non è una critica, perché, anzi, un complimento, lo sono anche io nerd, quindi nel senso si vede che è, che è un gioco fatto da qualcuno che ama veramente i giochi, perché è fatto veramente come Dio comanda, o come Manuel Castro comanda. Detto ciò, fatemi sapere se conoscete i personaggi che vi ho mostrato, sia nei nomi che nei personaggi proprio disegnati, e palesatevi se vedete questo video, perché sono curiosa di vedere se vi somigliano le rappresentazioni digitali. Allora, questo è tutto e ci vediamo alla fine. Cosa?